Martedì sì, purtroppo. 2 ore e un quarto, Abra, non c'è trucco, non c'è inganno. Aperto nei fine settimana. Questa indicazione da rifugio albani la ignoriamo e proseguiamo per la strada. Sì, da qui a sinistra giriamo. Sì, dobbiamo attraversare il ponticello. Bello il ponticello? Bello. Sì. Si prosegue a destra. Eccoci in vista degli impianti da sci. Adesso attraversiamo la pista. Volendo si può anche attraversare a piedi la pista da sci. Noi però continuiamo. E qui si riattraversa la pista da sci. Forza e coraggio, Barbara. L'ha preso l'ana. Wow. Grande Babi. Rifugio Albani 30 minuti, dai che manca poco. Dai Barbara, senza paura nella natura. Eccolo. La diga del Gleno. Eccolo, dai che siamo quasi arrivati. Dai che quando siamo arrivati in cima beviamo il caffè, giusto? Questa è una miniera di carbone. Oh, un po' di fresco prima di arrivare al rifugio. Bello trenino. L'entrata della vecchia miniera. Sì. Ed eccoci finalmente dopo 2 ore e 45 in vista del rifugio Albani. Oh, grande Babi. Grande, brava, bello no? Peccato. Rifugio Albani, 1940 metri, Barbara, contenta? Wow. Ecco la Barbara che sa già cosa fare. Grandissima. Adesso, ovvero suonare la campana. Brava. Cos'è quello? L'elmetto. Che bello. L'elmetto da minatore. Bello. Perché sono le miniere là in fondo, ex abbandonate. Bello il panorama.
Wow. Fatta dall'arco di Bergamo in ricordo dei minatori con la preghiera dei minitori dedicata a Santa Barbara. E io sono Barbara. Esatto. Fatelo. E allora, signora Barbara, cosa ne pensa di questa escursione al Rifugio Albani? L'escursione è un po' lunga, perché noi ci abbiamo impiegato 2 ore e 45 minuti, però non è difficile perché non ci sono salite faticose, è solo lungo. È vero. Poi si arriva su al rifugio, dove si trova la vecchia miniera, è un bellissimo panorama, bello spazioso, soleggiato, peccato che oggi il rifugio era chiuso. E poi abbiamo trovato anche qui la croce con la preghiera dei minatori fatta dall'arco di Bergamo, dedicata appunto ai minatori che hanno lavorato qui. Esatto. Insieme alla campana e l'elmetto. Ciao! Che parete però l'Aprisolana, eh? Sì, sì, bella. Non da scalare, ma bella. Imponente. Volevamo dirvi un'ultima cosa, adesso che abbiamo girato bene, che abbiamo visto il rifugio, peccato veramente che oggi è chiuso, perché è aperto in settembre solo il fine settimana, perché è veramente, veramente bello, ci sarebbe piaciuto vederlo dentro. Eh sì. Le baracche dei minatori. Che bello. Bello, no? Sì. C'è una bella partita a bocce. Scendiamo ripidamente verso Collere. Comunque sono stati furbetti. All'inizio ti dicono 2 ore e un quarto, qui ti dicono 2 ore e mezza. Ma in realtà sono 2 ore e 45. Sì, quello noi. Noi.